Naturalmente noi siamo gratificati di questo riconoscimento pieno di contenuti che naturalmente premia il grandissimo sforzo dell'amministrazione in materia di sviluppo ecosostenibile, quindi per quanto riguarda non solo la qualità delle nostre acque, che è eccellente, si immagini soltanto un dato, che in effetti sulla percentuale di tolleranza dei coli fecali previsti dai parametri dalla FEE, il nostro riferimento è zero, per cui insomma la qualità delle acque è sicuramente eccellente. E naturalmente non è soltanto qualità delle acque, ma è tutta una serie di altri servizi, la differenza del 60%, la viabilità, la qualità degli arredi urbani, insomma tutta una serie di servizi che noi mettiamo in campo per consentire naturalmente, per salvaguardare questo ambiente che poi ci consente di realizzare questo obiettivo. Qual è la proposta che viene lanciata dal sindaco di Villammare Vibonato? Ma la proposta è molto semplice: siccome noi facciamo degli sforzi enormi per realizzare questo obiettivo, io credo che questo sforzo debba essere praticamente ripagato ampiamente. La proposta è quella di costituire praticamente insieme agli altri sindaci che sono titolari di questo riconoscimento di realizzare una progettualità, una progettazione, un progetto immateriale che promuova praticamente, che venga richiesto finanziamento alla Regione Campania per promuovere naturalmente il territorio. Premiare quei comuni che, come il nostro, fanno uno sforzo enorme per salvaguardare l'ambiente, il territorio, quindi la qualità delle acque, la qualità dei servizi, e quindi chiedere alle istituzioni regionali e provinciali di tener conto, diciamo, di questo riconoscimento ai fini dell'assegnazione dei contributi. Cioè, non è giusto che ci sono dei comuni che si sforzano enormemente per realizzare servizi ottimali, quindi la depurazione, la raccolta ed altro, altri comuni magari non riescono o non mettono lo stesso impegno per realizzare questo premiati di più rispetto a quelli che sono in effetti i comuni che hanno. Quindi io ho intenzione di proporre agli altri comuni del Basso Cilento di metterci insieme, appunto, per proporre alla Regione Campania un contributo per promuovere questo territorio, un progetto materiale, immateriale per promuovere questo territorio e per altre peculiarità sempre in materia turistica.